Bentrovate a tutti amici ed amiche, io sono Alina dello spazio di Lilla e oggi voglio presentarvi questa nuova creazione che è uno scialle ai ferri veramente facile da realizzare. Questo scialle è stato lavorato con un filato molto luminoso, è il Magic Sun che ci ha fornito Lisa dal suo shop filatiromance.com. È un filato, come avete potuto vedere, che è punteggiato da miriadi di micro paillette argento e ciò fa di questo capo un accessorio luminosissimo da utilizzare in tutte le stagioni. Lo scialle è lavorato partendo dal collo e man mano, andando avanti, si formerà la punta. La parte iniziale è lavorata con due gomitoli di Magic Sun nella tonalità grigio perla, numero di colore 06, quindi 100 grammi di filato. Lavorandolo me ne è rimasto pochissimo, ecco quello che potete vedere che è avanzato da questa parte. Una volta terminato il filo argento, iniziamo a lavorare con quello nero e vedete, questo è il punto di inizio con il nero, quindi mi raccomando, lavorate con il nuovo colore sempre dal davanti del lavoro. Per la parte in nero ho utilizzato 4 gomitoli di filato, diciamo che ne è rimasto ben poco, circa 20 grammi. È lavorato tutto a legaccio e gli aumenti sono chiusi, cioè non presentano il tipico foro che si ottiene quando si lavorano i gettati. È una lavorazione veramente semplicissima. Abbiamo gli aumenti fissi in tutti i giri all'inizio e alla fine e questo darà questa forma particolare a cuore al nostro scialle, mentre l'aumento centrale viene fatto soltanto sui ferri dispari sul davanti del lavoro, mentre il retro va lavorato tutto a diritto. Le dimensioni dello scialle sono le seguenti. Abbiamo una parte centrale che misura all'incirca 53 cm, mentre tutta la parte sulle spalle stesa è all'incirca 1,60 m di larghezza. Ho misurato anche la dimensione laterale, diciamo che dalla punta sulle spalle a quella centrale dello scialle va a misurare circa 1,30 m. Per lavorare questo scialle dobbiamo utilizzare dei ferri leggermente più grandi di quelli consigliati in fascetta. La fascetta ci indica un numero 3,5-4 di ferri. Io ho utilizzato un 6,5 per far rimanere più morbida la lavorazione al legaccio. Poi voi potete scegliere il numero di ferri con cui vi trovate meglio. Potete fare come volete, tanto la lavorazione dello scialle non cambia. Oltre ai ferri circolari da 80 cm che servono a contenere tutte le maglie man mano che facciamo gli aumenti, dovete munirvi di un marcapunti che serve per marcare la parte centrale dello scialle e un secondo marcapunti con il quale segneremo il davanti del lavoro, in modo che quando cominciate a lavorare sapete dove vi trovate e quindi dove fare i 4 aumenti sul davanti.
Ora non mi resta che lasciarvi alla descrizione del filati e al tutorial per la lavorazione dello scialle, e oltretutto in questo caso comprende anche la descrizione di questo piccolo bordo a picot che viene lavorato man mano che chiudiamo le maglie, quindi nell'ultimo giro. Per realizzare questo scialle io ho utilizzato il filato Magic Sun di Mistrico Filati. È un filato molto particolare perché, come potete vedere, è una catenella, un piccolo tubolare con all'interno paillette, micro paillette argentate e leggerissimi fili di lurex. La composizione del filato è 50% viscosa da canna da zucchero e 50% poliestere. Ogni gomitolo ha un peso di 50 grammi che sviluppano 150 metri circa di filato. I colori che ho utilizzato sono il grigio e il nero. Il grigio è lo 06, il nero lo 07. È un filato che si può lavorare con ferri e uncinetto dal numero 3,5 al 4, così come indicato sulla fascetta. Iniziamo il nostro modello montando due maglie. Ora lavoriamo le maglie facendo due aumenti in questo modo. Lavoriamo la prima maglia sia sul davanti che sul retro. In questo modo abbiamo il primo aumento. Posizioniamo subito il marcapunti e lavoriamo allo stesso modo la seconda maglia. Quindi la prendiamo prima sul davanti e lavoriamo un diritto normale. Non la facciamo scivolare dal ferro di sinistra, ma inseriamo il ferro sul retro della maglia e lavoriamo di nuovo un diritto. Ecco qua, abbiamo le nostre quattro maglie. Questo è il diritto del lavoro. Voltiamo sul rovescio e lavoriamo il secondo ferro in questo modo. Un diritto e di nuovo un aumento con la maglia lavorata sia sul davanti che sul retro del nostro punto. Passiamo il marcapunti, che rappresenta in pratica il centro dello scialle. Lavoriamo davanti e dietro la maglia successiva, facendo il nostro aumento. E lavoriamo a diritto l'ultima maglia del ferro. Questo è il rovescio del lavoro. Passiamo al terzo ferro. Possiamo mettere il nostro marcapunti aperto per sottolineare che questo è il davanti del lavoro. E lavoriamo questo terzo ferro in questo modo. Un diritto un aumento, quindi lavoriamo la maglia sia sul diritto che sul rovescio.
di nuovo un aumento. Lavoriamo sul diritto e sul rovescio della stessa maglia. Passiamo il marcapunti, di nuovo un aumento, quindi un diritto, passiamo il ferro dietro andando a prendere il retro della nostra maglia e lavoriamo di nuovo un diritto. Nuovamente un aumento nella maglia successiva, quindi la lavoriamo sul davanti e sul retro. Terminiamo il terzo ferro con un diritto. Quarto ferro, rovescio del lavoro, un diritto. Lavoriamo un aumento sul diritto e sul rovescio della maglia. Abbiamo due maglie. Ora lavoriamo tutte le maglie al dritto facendo scorrere il nostro marcapunti finché non ne restano soltanto due sul ferro. Quindi diritto, diritto, passiamo il marcapunti, continuiamo lavorando a diritto. Ed eccoci alle ultime due maglie rimaste sul ferro. Lavoriamo un aumento nella penultima maglia, quindi una maglia al dritto, passiamo il ferro dietro, prendiamo la maglia sul retro e lavoriamo di nuovo un diritto. E terminiamo con una maglia al dritto. Quinto ferro, un diritto, un aumento, lavoriamo la stessa maglia sia sul davanti che sul retro, creando così la nostra maglia in più. Ora lavoriamo a diritto finché non rimane un'unica maglia prima del marcapunti. In questo caso abbiamo quattro maglie, quindi ne lavoriamo tre a diritto. Una, due e tre. E facciamo nuovamente un aumento. Quindi lavoriamo davanti e dietro la maglia prima del marcapunti. Passiamo il marcapunti e lavoriamo subito la maglia successiva con un aumento, quindi la lavoriamo davanti e dietro. Ora lavoriamo a diritto tutte le maglie, fermandoci quando ne restano due sul ferro. Quindi diritto, 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 restano due maglie, lavoriamo la penultima con l'aumento, quindi a diritto sia sul davanti che sul retro della maglia e concludiamo il quinto ferro con una maglia a diritto. In pratica abbiamo terminato con la spiegazione. Per continuare con lo scialle non dobbiamo far altro che ripetere adesso il ferro numero 4 sul retro per il retro del lavoro e il quinto per il davanti. In questo modo continuiamo a lavorare consumando tutti e due i gomitoli nel colore grigio e iniziamo poi con gomitoli neri fino a terminarli. Passiamo a chiudere il nostro scialle facilissimo
E facciamo in questo modo. Io ho deciso di fare un piccolo bordo con una chiusura a picot, proprio per non farlo completamente liscio. Ora vi faccio vedere come dobbiamo proseguire. Allora, lavoriamo a diritto la prima maglia. Di nuovo a diritto la seconda, accavalliamo la prima maglia lavorata sulla seconda. Abbiamo la nostra prima maglia accavallata. Ora lavoriamo la maglia successiva. Facciamo in questo modo: inseriamo il ferro e estraiamo il filo per fare un aumento. Prendiamo la maglia e la riposizioniamo sul ferro di sinistra. Questo lo facciamo per 3 volte. Allora andiamo di nuovo sulla maglia che abbiamo appena montato, inseriamo il ferro all'interno come se dovessimo lavorare a diritto, passiamo il filo, lo estraiamo e passando sul davanti posizioniamo la nostra seconda maglia in aggiunta. E adesso facciamo la terza. Inseriamo, passiamo il filo, lo estraiamo e la mettiamo sul ferro. Quindi abbiamo 3 maglie in più sul nostro ferro di sinistra. Adesso passiamo a lavorarle come se fossero delle maglie normali, quindi facciamo un diritto e accavalliamo la maglia precedente su di esso. Di nuovo un diritto, accavalliamo, di nuovo un diritto, accavalliamo e queste sono le 3 maglie che abbiamo lavorato in più, abbiamo aggiunto. Ora per terminare la sequenza facciamo altre due maglie accavallate, quindi una e due, torniamo ad accavallare proprio sulle maglie del lavoro che sono già presenti. Vedete, in questo modo abbiamo un piccolo archetto. Allora ripetiamo. Andiamo a fare gli aumenti nella maglia successiva, quindi 1, 2 e 3 maglie in aumento. Adesso andiamo a chiudere, facciamo 5 accavallate, quindi lavoriamo a diritto una volta e accavalliamo per la seconda volta, lavoriamo una maglia a diritto, accavalliamo la terza, lavoriamo una maglia a diritto e la accavalliamo la quarta, lavoriamo una maglia a diritto e la accavalliamo e la quinta volta lavoriamo la maglia a diritto e la accavalliamo. Abbiamo il nostro secondo picot. Ve lo faccio vedere per l'ultima volta, poi vi lascio per continuare il lavoro. Allora, prendiamo la prima maglia subito da lavorare e facciamo i nostri 3 aumenti. 1, 2 e 3. Riprendiamo sempre dall'ultima maglia che abbiamo aumentato e adesso chiudiamo per 5 volte. Accavalliamo per 5 volte.
Ecco qua. Continuiamo in questo modo per tutto lo scialle fino a quando non avremo terminato tutte le nostre maglie. Allora, spero che vi sia piaciuto questo tutorial. Anche per questa volta è tutto. Io ringrazio Lisa per avermi fornito questo splendido filato e vi rimando al prossimo tutorial, sempre in collaborazione con filatiromance.com. Ciao a tutti e buon lavoro da Lisa.